Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, dames et herren, señoras y señores, signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti, carissimi amici web ascoltatori e web spettatori di Radio Science. Sta per iniziare, provvisoriamente, i due compari più uno, la diretta dei lunedì sera di RadioScience.it. Dalle ore 22 fino alle ore 23 circa, naturalmente sempre orari italiani, vi terremo compagnia con Gianluca, Luca, Priscilla e l'immancabile, il mitico, il grande, l'insostituibile Saiuz! Vi ricordiamo che tutti i programmi li potete riascoltare e rivedere in podcast sul canale YouTube di Radio Saiuz. E tutti i nostri contatti, anche con la possibilità di scriverci e pure di intervenire in diretta, li trovate, e indovinate un po' dove? Su www.radioscience.it. Ed ora finalmente si parte, che la diretta del lunedì sera di Radio Science abbia inizio. Provvisoriamente i due compagni più uno, via! Buonasera, buonasera a tutti carissimi amici web radio ascoltatori e web tv spettatori. Siamo in diretta qui su Radio Science, www.radioscience.it, come avete anche appena ascoltato. Da questa nostra nuova sigla di quest'anno sono le 22:03 minuti primi e siamo finalmente di nuovo in diretta con la nostra consueta trasmissione dei lunedì sera su Radio Science. E chi vi parla? Magari qualcuno dei nostri vecchi storici web radio ascoltatori e web tv spettatori, perché ricordiamo che ci potete anche vedere nella web tv di Radio Science, è il vostro caro Gianluca, che vi dà un benvenuto, no Science, si autodà un bentornato in assenza anche di Luca e di Priscilla purtroppo questa sera, ma che ringraziamo anche per questi mesi di latitanza mia, diciamo, presso il network, in cui hanno diciamo portato avanti ben la trasmissione. E passo subito la parola dando un abbraccio, un caloroso e un grazie per il bentornato che mi dà il grande e mitico Saiuz, che porta sempre avanti il network in maniera, devo dire, brillante, con nuove novità di cui ora lui ci parlerà. E poi, cari amici, vi anticipo già subito gli ospiti che abbiamo, questi nostri nuovi amici che abbiamo questa sera, a cui tra qualche minuto passeremo la parola, che sono gli Obliquido di Milano e con cui ci intratterremo in questa oretta insieme, e vedremo anche le loro prossime date, cosa fanno e la possibilità di andarli a vedere e anche ascoltare nel loro sito, nella loro pagina Facebook, e tutto tra qualche minuto. Intanto il grande, il mitico, l'insostituibile, l'inarrestabile, il grande e grosso Saiuz! Ciao Saiuzzolo! Sei sempre il solito, non c'è niente da fare. Carissimo, se no, qui mi arriva di tutto, mi stanno arrivando i messaggi di saluto per te. Soprattutto perché grazie. Il bentornato, caro Gianluca, qui è una cosa pazzesca, grazie. Non si capisce più niente ormai, è tutto per te questa serata. Bene, cari amici, volevo salutare i nostri ospiti, che poi insomma tu intervisterai molto bene, insomma meglio di come lo faccio io, insomma. Ma non di come lo fa Luca. Però io intervengo soltanto per una parte molto piccola. La parte che mi riservo è quella di dare, di divulgare i nostri numeri di telefono, i nostri mail, e soprattutto le web radio che ci rimandano il segnale, che fanno parte del network. Iniziamo subito con Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, con www.radiorenoweb.it, per passare a Radio Favaro Veneto, Favaro Veneto, quindi www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri di Salgareda in www.radiosismondilibri.it, Radio Isso da Modena www.radioisso.it, e per finire, ma non ultimo, Radio Valdichiana, che è in beta test con noi, insomma, dalla Toscana, quindi abbiamo toccato anche quei posti lì, caro Gianluca.
Molto bene, quindi seguirci, benissimo, certo. I nostri amici, sì, ci vogliono seguire anche sulla web tv, radioscience.it per quanto riguarda i due canali web tv, oppure sul canale YouTube. Voglio ricordare a tutti i nostri amici che i siti che ho dato prima, che ho detto prima, hanno una chat che è comune a tutto il network, quindi da qualsiasi parte si scrivono, noi leggiamo. Non ci mandate a quel paese, anzi, ma soprattutto mandate a quel paese Gianluca, che tornate dopo tanto tanto tempo ad Algisa in ferie, caro Gianluca. Ah, mi dispiace. Volevo farti un saluto ad Algisa prima, però bene. Non si sa mai che torni a fine puntata. No, la novità, ma insomma, sì, delle ultime due settimane è quella di WhatsApp, che io non so pronunciare. No, perché Luca ha detto che non lo so pronunciare, se il mio inglese è tutto personalizzato. No, io, scusami, sai, se ti interrompo, voglio farti i complimenti, non aspetto che tu finisca la frase, perché pullulo. Ma sei migliorato tantissimo, sai, da quando ti avevo lasciato l'anno scorso. Modestamente il cepu ha fatto effetto per me. Devo dire sì, ma sentite, sai, come presenta. Mi manca un po' Luca per giochicchiare con te, caro Sainz, ma non farò quel sporco gioco che lui ringrazio Allah con la faccia per terra, appunto, perché non c'è Luca stasera con noi, perché sennò sarebbe stato terribile. Però la serata, bravo Sainz, veramente eccezionale nella spiegazione, e naturalmente ringraziamo tutti coloro che ci seguono e continuano a seguirci e rimangono anche con noi nonostante tutto questi minuti iniziali, anche nonostante Sainz, scusa Sainz. Comunque 393-78 80195 il nostro numero di cellulare, dove poter scriverci con WhatsApp o mandarci un "se mamma sapesse". E allora ripeti pure il numero, perché 393 78 80 195 78 80 195 me lo sono segnato anch'io, una bella ragazza che mi scriva almeno, insomma, ecco, per Sayuz, così vai con Sayuz. Sì, potete anche scrivere naturalmente nel nostro sito in www.radiosayuz.it e naturalmente partecipare in diretta facendo le domande agli obliquido, ecco la prima gaffa, il primo errore, mi staranno incenerendo dall'altra parte, a cui adesso tra poco sento già salutano gli obliquido, no, i nostri amici in chat, esatto, qui tra poco passeremo la parola, ricordando che questa puntata, come sempre, vero Sayuz, come tutte le nostre trasmissioni di Radio Sayuz, web tv e web radio, sono disponibili sulla nostra pagina di Facebook, quindi gli amici che non hanno potuto ascoltarci in diretta possono sempre riascoltare e naturalmente anche per gli obliquido sentire cosa abbiamo detto e fatto questa sera, e anche su YouTube, canale YouTube. E caro Sayuz, la replica, giusto? C'è sempre, come i miei tempi e vecchi tempi, sì, la replica, sì, va tutti i giorni ormai la replica, replichiamo. Perfetto. E allora, cari amici, bando alle ciance, dopo qualche minuto, incredibilmente, alle 22, squillino le trombe! E rullino le trombe, e rullino i tamburi, e andiamo ad annunciare gli ospiti di questa serata, a cui passiamo subito la parola, dopo questo cappello introduttivo. Tu sai, hai altro da dire, o dalla regia l'aiuto Ugo, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi, se hai qualcosa avete da dire, ditelo adesso, se no poi ci sentiamo a fine puntata, giusto, no, Sayuz? Pensavo che te siete per sempre, no. No, non te siete, anzi, da dire pure, perché vogliamo far parlare gli ospiti, sono, esatto, già 9 minuti, allora, penso, esatto, che possano bastare questi 9 minuti, direi proprio di sì. Oh, e allora, certo, passiamo subito la parola e diamo un caloroso benvenuto agli Obliquido. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao Laura e ciao Alessio, benvenuti tra noi. Ciao da Dolcisa. Ciao. Eccolo, io sapevo ciao, la cazzo. Il mitico Sayuz, che ringraziamo, mi è sgamato. Adalgisa è tornata. Allora, cari ragazzi, benvenuti in trasmissione da noi, siamo contenti di avervi qui e parliamo un po' di voi, andiamo subito al sodo. Naturalmente sarebbe raccontateci un po' di voi, però io parto un po' dal nome, come facciamo spesso. Perché questo nome Obliquido? Molto anche interessante, devo dire. Allora, guarda, la domanda un po' banale, scusa, sai, Alessio. No, infatti, invece grazie che vuoi incuriosirti e vuoi dire, esatto, questa i nostri ascoltatori. Allora, questa parola qui chiaramente si è composta da un incontro, e l'incontro è un avvicinamento, uno scorrimento, la scorrevolezza, quindi, del liquido su una superficie obliqua
è la prima condizione affinché ci sia movimento. E allora noi su questo concetto ci siamo innamorati molto all'inizio. E, insomma, si fondono due parole, no? L'aggettivo obliquo e quello, il sostantivo liquido. E se tu osservi anche la società in cui viviamo, ci sono grandi passaggi obliqui e anche di liquidi. E quindi il nostro punto di vista voleva subito fissare questa percezione sul giorno d'oggi, sulla nostra contemporaneità, ma anche sul movimento e quindi l'immaginario, la voglia di fantasticare su questa scorrevolezza. Ah, molto interessante e anche profondo. Bello, Alessio, mi piace. Ti ringrazio per questa descrizione perché darebbe spunto a parecchi approfondimenti, se possiamo, no? Perché ci dai anche l'idea della società in cui viviamo, di varie cose, che è vero che è così. Sai, ci piace fraintendere, sì, le parole molto, perché poi comunichiamo a parole, è fatto anche di gesti che si fraintendono continuamente, no, le nostre giornate. Sì, e anche quello che pensiamo di capire, no? Probabilmente lo viviamo con un fraintendimento di base sempre. E vabbè, anche la questione della liquidità, insomma, no? Non è soltanto l'essenza, perché tu sei fatto praticamente d'acqua, no? Cioè, tu sei acqua, certo. E quindi noi siamo liquidi praticamente. E infatti ci spostiamo, cioè, con movimenti di liquidità. Cioè, la nostra vita è basata sui soldi, alla fine, se ci pensi. Questa società attuale è dominata dal dio denaro. Sì. Allora, giusto per ridarti, per aprirti un'altra finestra, vedi com'è facile poi arrivare all'essenza delle cose. Noi siamo liquidi e la società che abbiamo creato è liquida. Ed è liquidità, anche, no? Se ce l'hai, scorri meglio. Esatto, nel doppio e triplo senso, anche perché veramente qua si aprirebbero mondi nuovi. Tra l'altro, agli amici che ci stanno ascoltando, web radio ascoltatori e web TV spettatori, do subito anche il vostro sito, intanto la pagina Facebook Obliquido, proprio come diciamo, e naturalmente anche il sito, dove tramite anche la pagina Facebook potete accedere, che è www.obliquido.com. E vi do naturalmente subito questo link al sito dei nostri amici, perché magari nel frattempo che noi parliamo potete andarvi anche a vedere, e devo dire anche interessanti, a cui adesso andiamo a parlare magari con Laura, che ti chiamo in causa, anche i vostri video e anche il genere che fate. Mi piace la descrizione che c'è all'inizio qua nella pagina Facebook, cari amici, se andate a vedere il genere è jazz pop electronic, no? Quindi già da qui cerchiamo di dare una connotazione, anche se poi non è sempre da fare, ovvio. Da dove attingete la vostra ispirazione? Guarda, noi abbiamo lavorato al disco nella più totale apertura alla contaminazione, quindi anche chi ha collaborato al disco ha portato il suo mondo e ha permesso al mondo dell'altro di contaminare quella che poteva essere la sua essenza creativa e musicale. Quindi, come hai detto bene tu, c'è il jazz, il pop, l'elettronica, abbiamo la cultura africana, i ritmi sono particolari, insomma abbiamo voluto caratterizzarci cercando di non entrare in una categoria predefinita, ma di, se vogliamo, attraversarne magari diverse e farle fondere insieme, ed è nata questa natura obliquida del nostro lavoro che ci permette di essere un blob sì. Bella questa. La cosa e quindi è stato bello, perché poi ci si arricchisce solo così, insomma, no? Senza chiudersi nelle proprie dimensioni musicali, ma certo c'è la voglia di fare canzoni comunque, ecco, questo qui resta un punto fermo, la voglia di fare comunque delle canzoni anche facilmente ascoltabili. Sì. Anche se in realtà dietro c'è la composizione magistrale di Domenico Toscanini, che non è qui con noi, che è il pianista della band e che ha una visione della musica jazz pop molto personale,
Quindi siamo, grazie anche alla sua visione della musica, diciamo, ci ha accompagnato, perché è stato poi il motore fondamentale. Bene, il cammino, sì, il germoglio è nato tra questo, questo incontro, no? Tra te e Domenico. Mm-hmm. Poi siamo arrivati pian pianino. Ecco, sì, io mi occupo più della parte letteraria, chiaramente, dei testi. Infatti, volevo chiedervi anche come componevate le cose. Intanto, scusate se vi interrompo, anche per ampliare un po' il discorso. Interessante il fatto delle contaminazioni. Anche perché, diciamocelo chiaramente, tra noi penso che la cosa ci accomuna, non è mai bello e facile, no, dare, non so, categorizzare, passatemi un po' il termine, no, che cosa fai? Sì, etichettare, esatto, sì, bravo, grazie Alessio, non mi veniva. E quindi anche il discorso di contaminazione, perché siamo tutti un po' anche contaminati, un po' ritornando al discorso che facevi tu inizialmente, Alessio, sulla società e anche su quello che noi, quando andiamo a suonare, buttiamo dentro, no? Sì, è inevitabile mischiarsi nella vita, sì. Tu sei nato da una mescolanza, no? Infatti c'è un nostro brano che è proprio Misticanza, che celebra questo incontro che genera vita, insomma. Infatti è molto bello. Dicevamo appunto, una domanda, chiedo, ecco, scusa, mi volevo intervenire un attimo per una domanda che mi è, cioè, io non avevo letto questa parte qui nell'album, la release, che dice: se mi dai del lei, esatto, morirò prima. Infatti, cioè, il pre-order now, cioè, no, se mi dai del lei, morirò prima, cioè, sì, infatti questa noi ci frase stiamo che mi ha colpito, eh? Infatti, giusto, Laura? Non ho sentito, Laura, scusami, perdona il vecchio Saius. No, infatti ci siamo dati del tu subito, sì, ecco. Siamo partiti bene. Grazie. Ecco. Sì, perché in questo gesto di dare del lei, vedi, c'è quell'etichetta lì che stavi introducendo, sì. Il nostro approccio anche a parole già identifica una distanza, e quando ci diamo del tu siamo già più vicini. E allora in questo qui il titolo del disco è stato anche ironicamente voler fissare la voglia di non morire e di vivere tanto. Dicevamo, Alessio, scusa, effetti, ritorno, sì, ti avvicina, sì, di più il tu, cioè il sì, diciamo, quel senso di vicinanza ti dà proprio, no? Dare dell'ex, stai un po', No, cioè, lo so benissimo, cioè, so bene, perché ormai avendo una certa età, insomma, so come Matusalemme, devi sapere, è il nostro Alessio. Matusalemme, sì, no, il Matusalemme della radio. No, Vossignoria. Io do, di solito do, esatto, lei a tutti all'inizio, perché mi tengo, però questo fatto di dare del tu è un sentirsi vicino, e cioè, poi aggiungo, di avvicinare la persona, no? Non di allontanarla, non so come riesco a fare. È come se tu mettessi le mani, quando dai del lei metti le mani davanti e ti fermo, ok? Sì. Col tu invece tengo le mani ferme, cioè, e ti avvicino, giusto? E chi rappresento, sì, dicevi, Alessio, quindi sì, soprattutto chi rappresento, dicevi, Alessio, no? Esatto, giusto, dare, sì, del lei, sai, la terza persona, cioè come se ce ne fosse, cioè tu trovi uno e gli dai del lei, cioè c'è già un altro, allora appunto io ma... bella, no, questa, sì, restiamo qua, io e te, e poi vediamo, insomma, la terza persona. Certo, a volte anche per rispetto ossequioso, anche se bene sappiamo che le parole spesso ci ingannano, perché il rispetto non sta nel lei, nel tu, sta molto, infatti, dietro. Vedi, per tornare, sì, anche al genere, sì, musicale del jazz, sì, tornando jazz, a volte lo si vede proprio come una musica complicata, no? Mm-hmm. Viene già da dare del lei al jazz. Sì, è vero, bravo. Poi... ha delle origini che non hanno niente a che vedere con... Assolutamente, se tu pensi al jazz, da cosa nasce? Nasce dalla protesta degli schiavi. Degli schiavi, esatto. E senza stare qui a fare adesso gli storici, però nasce da un gesto povero, il jazz, altro che istintivo. E soprattutto di vicinanza, no? Perché era una grande reazione. Esattamente. E poi purtroppo col tempo è stato rivisto in un'altra chiave, perché purtroppo alcuni si, carità, sono allontanati, sì. Sì, ha anche fatto uscire grandissime cose, quindi restiamo sempre ossequiosi. Sì, io ho sempre massimo rispetto per i musicisti jazz, perché ho una mia concezione, nel senso, molto alta di chi fa jazz, anche per la difficoltà della musica e per come la vedo io,
per questa complessità che poi ti eleva, secondo me. Il musicista jazz è su un altro pianeta, nel senso buono, attenzione, penso che l'hai colto come complimento e non come costruisce strutture complesse e completamente diverse, non scontate esatto, e diverse dagli schemi canonici, sebbene c'è uno schema anche nel jazz, ovviamente ci sono delle regole ben definite, però esatto. E scusate ragazzi, io torno un attimo da Saius, perché alle 22:21 minuti primi penso che dovremmo mandare forse un brano, giusto, dalla regia. Cosa dicono i signori dietro quella coltre di vetro e di fumo? Io diressi senti il mio italiosco italiosco. Diressi quasi di sì, insomma. Pensando di mandare un brano. Sì. Ma tu non sai chi mando stasera, insomma, vorrei mandare solo due brani stasera. Perché mi interessa soltanto capire bene Obliquido, tutto qua. Esatto. Quindi questo è il primo che mandiamo, poi dopo un altro alla fine. Okay? Che i brani che mandiamo di pure Saius sono sotto licenza Creative Commons. Esatto. Comunque i brani di Obliquido. Obliquido, giusto? Ecco, non vorrei mai sbagliarmi nella pronuncia. Li trovate sul sito, che ho postato anche sulla chat, in modo che le persone possano anche visitare il sito, insomma, capire questo programma. Lo vogliamo definire così, insomma. Okay? e definiamolo così, chi ha detto di no? Vabbè. E allora ci ascoltiamo questo brano, giusto per fare una piccola pausa, chiamiamola così, giusto Saius, musicale, di altro genere, e poi ritorniamo tra breve con gli Obliquido qui su radiosaius.it. Parla tutta. Oh,
E buonasera a tu. Ah no, non è l'inizio, siamo ancora in trasmissione. No, abbiamo fatto lo scherzo. Allora, e vai Gianluca, che sei sempre qui con tutti noi. Grazie caro Sai. C'è già una domanda di Marco, vai. Marca miseria, il mitico grande Marco, che io saluto e abbraccio di cuore e che ringrazio, perché anche in questi mesi e anni in cui non ci sono stato, per motivi naturalmente personali e anche diciamo di professionali, di teatro, insomma, come tu Sai, sicuramente avrai detto durante i miei mesi di assenza, per gli impegni teatrali che ho avuto e non solo. Te ne ho detto un sacco, te ne ho detto io. Quante me ne hai dette, chissà cosa starà combinando quel disgraziato di Gianluca, in quale teatro starà facendo questo, e di noi si è dimenticato e non tornerà più e chissà, vabbè, e infatti siamo qui e quindi saluto il caro Marco, che so che è mio carissimo amico, che appunto so che è stato sempre di supporto, perché è importante, vero Saius, avere anche chi ci scrive e chi vi aiuta e ci aiuta anche durante le dirette con gli interventi dalla chat. Quindi caro Marco, un solito abbraccio e ringraziamento di cuore, che con Saius, Luca e Priscilla appunto hai sempre continuato ad ascoltarci. E un saluto anche a Clara, che sta scrivendo, che anche lei si è collegata, anche lei ti saluta caro Saius, dice che ogni tanto ha avuto problemi di linea ma adesso ci sente bene. Quindi ricordiamo agli amici che per ascoltarci ora Saius ci spiegherà come fare anche per scrivere in diretta e per scrivere naturalmente agli ospiti che questa sera abbiamo qui con noi, li obliquido, e se volete fare domande e naturalmente se ci sono dei fan o degli amici che conoscono li obliquido, naturalmente possiamo rimandare a loro i saluti e tra poco torniamo con loro. Naturalmente Saius, se vuoi aggiungere qualcosa, quindi spiegaci pure come andare nel sito e scriverci tramite la chat. Ma è molto semplice, da qualsiasi sito del network, quindi dalla nostra web radio. qualsiasi sito del network. Perché abbiamo Radio Favaro, Radio Favaro Veneto.it, Radio Reno Web.it, eccetera eccetera, e ricordiamo e ringraziamo e ringraziamo sempre perché rimandano il segnale naturalmente. Ecco, e su questi siti c'è la chat, che è comune per tutto il network, quindi anche da questi siti possono scrivere e porre domande. La cosa importante è da due settimane che abbiamo lanciato, anzi meno due settimane che abbiamo lanciato questo nuovo servizio di Se Mamma Sapesse e WhatsApp al numero 393 78 80 195. Ovviamente sappiamo benissimo, fra molto ci saranno anche altre novità che non voglio svelare stasera. Stasera è il momento degli obliquido. Esatto. Il momento loro, e ci sono già delle belle domande. Domande infatti, sempre fatte dal mitico Marco, esatto, infatti, non potevano e mancare. Da Trick e Conne, non ho capito quel nome che si è messo, questa qui chat. Che non so se magari i nostri amici Laura e Alessio degli Obliquido conoscono, potrebbe essere un loro amico, un fan, qualcuno, non so, adesso ci diranno. Allora, caro Alessio, cara Laura, Marco dalla chat, ringrazio Ugo ancora dalla regia che ci aiuta, a cui mando un grande saluto, perché scusa Alessio, scusa Laura, due parole ancora, perdonatemi, poi andiamo avanti anche perché sono le 22:29, quasi 30, quindi abbiamo un'altra mezz'oretta e di tempo ne abbiamo, ma ringrazio sempre chi anche dietro le quinte, io cos'è Saius, come dico sempre da buon attore, apprezzo e stimo sempre coloro che stanno anche dietro, perché sono importanti quanto noi che andiamo in prima fila. Quindi tu caro Rosario, caro Saius, per il grande lavoro immane che fai alla regia e per tenere in piedi il network, e questa sera anche Ugo che ci aiuta audiovandoti e collaborando anche lui alla regia, e quindi ringrazio e saluto il grande Ugo per l'aiuto. E dicevo, allora tornando all'obliquo, scusate la parentesi, Marco ci fa una domanda per voi, non so se voi li vedete i messaggi sulla chat, Alessio e Laura. Abbiamo postati anche su Skype, quindi sì, per vedere. Quanto riguarda noi, comunque sia, se volete potete aprire il sito, naturalmente togliete l'audio, se no vi fa confusione come vi spiegavo nel fuori onda. Esatto, e non c'è pericolo, non parte, vero Saius, l'audio deve andare st'audio, non ho capito, lascialo fermo lì e vai. Esatto, i Massive Attack vi dicono qualcosa? Grazie Marco per la domanda, perché ci volevo andare anch'io a parare. Chi vuole rispondermi tra Laura ed Alessio a questa domanda? Assolutamente, grandissimo. Massive Attack sono un esempio interessante di contaminazione fra pop e atmosfere inconsuete.
Ci sono dei brani nel disco che ti posso, caro Marco, ti possono ricordare molto i Massive Attack, ma non ti aspettare quello stesso tipo di mood, diciamo. No, esatto, però caspita, ci siamo, c'è un gusto, c'è un minimalismo, c'è una cura per un suono, un'elettronica che sicuramente apprezziamo anche nei Massive Attack, che si potrebbe ritrovare in qualche momento del disco. Sì, Massive Attack. Scusa, perché ho visto Trichecone. Esatto, è uno dei vostri, magari. Io riesco, giusto, a trattenere una certa ilarità perché conosciamo il soggetto. E infatti, vi dicevo prima, sicuramente quando Saius leggeva Trichecone, ho detto magari è uno dei vostri che vi sta seguendo, e quindi a voi vi dice anche qualcosa. Che Trichecone chiede che l'uovo non si è rotto, giustamente, magari sono messaggi vostri. O caro Gianluca, l'uovo non si è rotto per un pelo. Hai capito? Conosce la storia. Che è un amico, è un amico. È un amico, ma ancora meglio. Quindi. E cosa pensavo che pensavo che era un messaggio subliminale. No? Dire, insomma, abbiamo fatto la frittata stasera. È bella questa. E noi possiamo venire a conoscenza della storia, Alessio, oppure sono cose vostre? No, è una citazione, guarda, all'interno del testo. Sì. Ok, sì, il testo del... proprio il brano che ti citavo prima, Misticanza. Sì. Appunto, è un testo che, insomma, parla di cose poco chiare, di faccende disturbate e di uova che non si rompono per un pelo. Uh-huh. E, insomma, in questo brano è forse il più pop e il più Massive Attack del disco. Tra l'altro, guarda, hai proprio colto, vedi proprio. L'uovo non si è rotto, non si è rotto per un pelo. Ecco, te la fai in diretta. Infatti, meglio va, bellissimo infatti. Le prossime date, i prossimi appuntamenti, ragazzi, che vedo anche qui. Oh sì, grande, sì. Infatti. Andiamone a parlare. Mercoledì. Esatto, parliamone un po'. Sì. E mercoledì abbiamo una data di rassegna. Una rassegna che è iniziata già da un po', abbiamo già fatto due date, una a Milano e una a Genova, e mercoledì avremo Federico Bagnasco con noi, perché questa rassegna ha la caratteristica, proprio perché a noi piace la contaminazione, di non farci esibire semplicemente presentando i nostri brani del disco, ma noi riproponiamo alcuni nostri brani del disco e interagiamo all'interno dello spettacolo con altri artisti. E mercoledì avremo Federico Bagnasco, appunto, che ci porta un suo lavoro, poi del resto brani scritti suoi, inediti del suo ultimo disco, ultimo lavoro, Le Trame del Legno, che è un lavoro fantastico, nel senso, sicuramente magari ostico, perché non parliamo di canzoni, parliamo di lavori strumentali, di contrabbasso, di sperimentazione e musica. Io lo trovo fantastico, ovviamente, ma lo dico onestamente, nel senso che sono onorata. Bagnasco è un altro artista, lui si muove nella Liguria, il genovese. Sì, ma anche a Milano. Sì. E ha fatto questo disco, ma l'altro lo trovate in rete, ben recensito, Le Trame del Legno, ed è la caratteristica, è tutto suonato al contrabbasso, cioè dal primo all'ultimo brano, tutte dalla ritmica agli archi, che il contrabbasso, sai, è uno strumento molto poliedrico, lo puoi usare, e lui questo disco lo sfrutta al massimo. E l'incontro mercoledì sera a Milano al Masada potrà, insomma, per chi passa sarà un'occasione unica, perché se ne vedono poche volte di cose così. Bene, sono morti. Ci siamo. No, ci siamo. Sì, io stavo ascoltando anche con molto interesse. E, no, perché c'è da dire una cosa che è fondamentale. Sì, perché Gianluca si legge la chat mentre vi ascolta. A parte questo, per fortuna vuole c'è colpire i vostri segreti, se c'è qualcuno di voi che vi conosce, che scrive qualcosa in chat, che, insomma, per punzecchiarvi. Certo. Vero Gianluca? No, figurati. Saius viene fuori con queste cose. È fantastico. Il punzecchiatore folle lo chiamavano. No,
Io mi stavo leggendo le... Sì, stavi dicendo, Laura, scusa che ti ho sentito. Stavi quello sta a sinistra. No, perché anche io adesso sto leggendo i messaggi. Io no, perché non ho tempo di leggere la chat, ma mi stavo leggendo qualcosa su di voi invece, ragazzi. Scusatemi se torno sull'obliquido. E quindi le prossime date sono, mi stavo leggendo anche le altre date più avanti che avete anche nella pagina in Facebook. Il 20 aprile, che dicevi, è mercoledì, quindi ricordiamo dove, per gli amici se volessero venirvi ad ascoltare, a vedere. Okay. Esattamente. Masada. Sì. Masada. Sì. Perfetto. Circolo culturale Masada a Milano, in via Spinasse. Esatto, che per gli amici che ci ascoltano, anche nel sito e nella pagina Facebook è indicato. Vedo che ci sono diverse date, infatti, come dicevi, quindi è una rassegna che stanno facendo in questo circolo. Sì. Ogni volta gli Obliquido incontrano altri artisti Bello. Spettacolo, quindi estemporaneo, bellissimo. Infatti c'è anche una scenografia, ci sono delle, insomma, situazioni semi teatrali, diciamo. Mm-hmm. Bello. E ogni volta quindi tu vedi gli Obliquido proporre brani di questo disco che stiamo promuovendo, Se mi dai del lei morirò prima, sì, però sì, in una versione completamente unica, nel senso che non andiamo lì a fare i brani come sono nel disco, ma li eseguiamo con la cosiddetta aura del momento. Certo. È vero che lei è Laura e quindi c'è anche Laura, però è vero, esatto, abbiamo fatto il gioco di parole, bello. E quindi anche le altre date successive che vedo poi nei prossimi mesi, anche il 18 maggio, l'8 giugno, il 22 giugno, il 13 luglio, sono sempre con voi. Che bella questa cosa, mi piace, che con l'estro del momento, anche con l'estemporaneità, mi viene da dire, non so se dico giusto, e con gli ospiti che avete con voi, con gli amici che vengono con voi, è bella questa cosa. Peccato, caro Saius, che noi non riusciamo ad andare fino a Milano. No, ma la cosa che volevo chiedere ai ragazzi, permesso, ai ragazzi, chiedo scusa, è solo nel milanese oppure questo, diciamo, tutto questo lo portate anche in altre realtà, in altre città? E per ora abbiamo fatto Genova, una data a Genova e al Teatro della Tosse. Bello. E abbiamo la fortuna e l'occasione di riproporre poi un altro spettacolo sempre a Genova, sempre al Teatro della Tosse, l'8 maggio. Quindi in scaletta nella rassegna c'è un'altra data a Genova. Per il momento la rassegna arriva a queste date e parliamo di Milano e Genova. Poi insomma si va avanti, quindi verremo anche dalle vostre parti. Io chiedo se c'è qualcuno, organizzatore di spettacoli o cosa, che per caso ci stesse ascoltando, insomma, diamo anche l'indirizzo email, che al limite non si può mai sapere, no? Sempre Obliquido, obliquido@gmail.com. Perfetto, perché non si può mai sapere, lo vado a mettere obliquido@gmail.com, lo metto anche in chat, non si può mai sapere. Perfetto. Esattamente, infatti, e quindi contattateli pure se volete anche avere gli Obliquido nei vostri locali. In YouTube ci sono anche dei vostri video, ragazzi, giustamente, quindi chi fosse interessato, sì, anche live, quindi chi fosse interessato vi può vedere su YouTube. Io direi, caro Saius, 22:40, quindi altri 20 minuti passati insieme, altri 20 alla fine di questa puntata da passare insieme con i nostri amici, e potremmo mandare un altro brano, giusto, di quelli che hai preparato, giusto per fare un intervallo musicale. Ti piace, Saius, questa cosa un po' così? A me piace, perché intervallo, sì, qui vuoi fare tipo un carosello. Sì, la vecchia maniera, sì, tipo, no? Così i nostri amici web radio ascoltatori, così, pochi minuti, sì, e sì, riprendiamo con i nostri amici. Esatto. Perché sono curioso di sentire qualche altra cosa. Puzzecchia lì ancora meglio. Esattamente, perché vedo che si stanno sbottonando troppo, Luca, poco questi ragazzi. Ok. Ma siamo, io non sono Luca, siamo dei milanesi. Sai, non ha importanza, non ha importanza. Laura, vi voglio carichi e che dovete sbottonarvi. Adesso andiamo col brano e dopo vi sbottonate. Così. Vai col brano. E quindi stavo dicendo, aspetta, Saius, sei sempre il solito. Nel frattempo, anche per dare agli amici web radio ascoltatori e web TV spettatori la possibilità di andarsi a vedere o ascoltare un brano degli Obliquido. Nel frattempo, ecco, che noi mandiamo invece il brano. Mentre noi mandiamo il brano, loro vanno su YouTube a ascoltarsi Obliquido.
Esattamente. Purtroppo Radio Science quindi... manda sotto licenza Creative Commons, sarebbe stato bello mandare la loro musica, ma non era possibile. Esatto. Quindi... infatti lo spieghiamo magari per gli amici che ci ascoltano per le prime volte o che magari ancora non lo sanno, che appunto Radio Science non è sotto SIAE, che adesso Science ha fatto un infarto, è caduto dalla sede della regia, si è sentito male, appena nominiamo la SIAE. È saltato un trombo. Esatto. Ragazzi, sì. Posso fare una. Devo fare un'errata corrige? Cosa è successo? Vai. Aiuto! Detta così, che abbiamo sbagliato? No, faremo no di a me, oh, no, perché. No, dalla regia, perché anch'io ho una regia, sì, qua. Mi hanno appena detto. No, allora, l'indirizzo email corretto. Ecco, sì. È conf... perché noi sai che non amiamo le etichette, no? E quindi mi sono dimenticato, ho fatto proprio il mio inconscio, ha rimosso il nome. Allora, per l'email è confiniobliquidi@gmail.com. Quindi confini adesso lo scrivo anche confiniobliquidi. Scusate. Di a chi ci sta leggendo se ho scritto bene in chat. Vai. Che? No, perché fantastico. è importante dare l'informazione giusta. Sì, no. Poi sai, no, scrivono al mondo intero, ma non scrivono alle persone interessate. Cioè, è giusto che, ma che non vadano ad assoldare, ti piace questo termine, un'altra band. Magari per sbaglio. No, scherzo. E quindi ricordiamo bene l'email, Laura. confiniobliquidi@gmail.com. Che è molto bella questa, sai Alessio, mi piace. Sì, dai, sì. Alessio, tutto il vocabolario. Esatto, ti chiamo in causa prima di mandare il brano che abbiamo annunciato qualche minuto fa, perché poi quando così io mi faccio la mia damigiana di grappa, così esatto, così Science si riscalda per il gran finale, perché bella poi Science. Beh, sì, lui è un uomo vissuto, bambini non ascoltate, vabbè che non siete a letto, questo gli insegnamenti di Saiuz, non è pubblicità progresso, è pubblicità regresso, come dicevo sempre, vero Saiuz? Dicevo Alessio, sì. E poi quando torniamo parliamo un po' con te, di te, perché una voce di corridoio giunta alle mie orecchie mi ha detto che tu anche scrivi, e quindi quando torniamo ci racconterai cosa e magari perché. Ok? È il perché che mi preoccupa, guarda. È il perché che mi preoccupa. Non so come mi è venuta questa, sembra una minaccia, ma non lo è. Non è una minaccia. Allora, hai detto il titolo del brano? No, appunto ricordiamo che appunto Radio Saiuz, il grande Saiuz, scova navigando nel web da vari siti, appunto sotto licenza Creative Commons, dal sito giamendo.com all'epoca e poi da altri, delle band per cui manda i brani. Quindi grande Saiuz, a te tanto onore, grazie di cuore naturalmente anche di queste band che non sanno che noi mandiamo in onda i loro brani. Appunto Saiuz manda in onda questi brani perché non siamo, appunto, di dicevo, sotto SIAE, ma sotto licenza Creative Commons. Quindi ci dispiace titolo, che degli obliquido, ma è giusto che sia così per gli obliquido che sono sotto SIAE, ma ci dispiace che, come giusto che sia, sarebbe stato carino ascoltare qualcosa, ma non possiamo. Ci dispiace, però, insomma, dai, intanto la possibilità di essere qui con noi è una bella cosa per tutti noi, insomma. Quindi ascoltiamoci il brano in questione. Gli amici radioascoltatori, se vogliono, si possono andare nel frattempo ad ascoltare. Quanto dura il brano in questione, Saiuz? Dura parecchio questo brano qua. Lo vuoi più corto? No, va bene, ma così può vedersi i video degli obliquido. Così no, gli diamo tempo per vedere un po' che cosa fare gli obliquido. Esatto. Per questo ho pensato. Un po' di cose. E fare domande in diretta. Bene, Sweet Play degli Hate Fake su radioscience.it. Partito!
E rieccoci di nuovo in diretta, carissimi amici web radio ascoltatori, web tv ascoltatori e spettatori di radioscience.it. Sono le 22:49 minuti primi, stiamo andando al termine di, stravolgendo al termine questa trasmissione, la consueta diretta dei lunedì sera di Provvisoriamente Due Compari più Uno, in cui questa sera, cosa siamo oggi? Lunedì 18 aprile 2016, giusto Saiuz? E dicevo 22:49 ore italiane, per cui salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano anche dal resto del mondo, che mi sono dimenticato di salutare come di solito facevo, e ringraziando i nostri connazionali all'estero, perché ovviamente noi siamo una web radio, un network web tv italiana e in lingua italiana, quindi ringraziamo coloro che ci meravigliamo sempre, vero Saiuz? Quando vediamo gli ascoltatori da alcune parti del mondo che diciamo, bah, cosa avranno capito di quello che abbiamo detto? Ma e perché sono italiani che si trovano lì, non è che... Ah, ecco, ecco, ecco. Ah, no, pensavo cioè, che... Kazakistan che... Dici che è il kazako che ci ascolta. Eppure ci sono anche da lì. E quindi li salutiamo perché nelle varie ore, fasce orarie, naturalmente, e orari invece del invece di dormire o di lavorare... Invece di dormire o di lavorare o di mangiare, stanno ad ascoltare noi. E anche gli Ubliquido che abbiamo ospiti questa sera, appunto stavo per... Allora, ritorniamo a bomba, diciamo. Gianluca, attenzione che gli Ubliquido stanno facendo commenti sottofondo, sì, li sentiamo, li sentiamo perché lì, loro pensavano loro... che non sentissimo niente, ma invece Saiuz ha pizzato le orecchie. Pensate che sono andato dall'otorino a farmi spilare le orecchie, ragazzi, Per sentire gli Ubliquido questa sera cosa confabulavano tra di loro. E allora torniamo con Alessio che, come preannunciamo prima, appunto, ci racconterà, perché abbiamo sentito di questa sua passione, come scrittore, appunto, e Alessio scrive, ha scritto anche un libro, giusto Alessio? Sì, vi ringrazio di questa possibilità, no? Perché poi mi prendo uno spazio dedicato agli Ubliquido e poi entro un po' a gamba tesa e poi invece di altre cose private. No, scherzo, in realtà, guarda, questa comunione di affari artistici e di malumori esistenziali, sono sicuro che Domenico, che insomma è il nostro leader musicale, insomma apprenderà bene. Allora, io ho scritto un libro, sì, quest'anno, è uscito l'anno scorso in realtà, per Zona Editrice, si chiama Situazioni Grammatiche, e in poche parole è un testo sulla diffusione di senso e sulla intraprendenza del senso, vuol dire che è un libro molto libero di monologhi, di testi, che cercano di spiegare le situazioni drammatiche di tutti i giorni attraverso la distorsione del senso delle parole, e quindi un percorso molto privato, anche ossessivo, che dura da 10 anni e che poi è arrivato anche, insomma, a contaminare il disco degli Ubliquido, in poche parole, anzi in tante parole, perché dalle stesse parole è bello far crescere fiori, parole nuove, e quindi vengono fiori le cose, vengono fiori le parole, fiorisce tutto. Aiuto. Bene. No, infatti ho detto, io lascio andare Alessio in ruota libera. Non troppo libera, esatto, sì, sì, così mi sento spazio. Già più no, poi ti devo dire, libro, io dai, facciamo una dai, fammi dire questa cosa, perché sì, sì, quando parlo poi delle mie cose mi piace così piazzarle dentro sempre alla mia vita, no? Perché insomma io poi lavoro da tanti anni, no? Sembro giovane, ma in realtà ne ho già tanti di anni, e quindi la mia esperienza nei call center, che sono l'ultima occupazione creata da questo paese per i giovani e per i meno giovani, e tutto nasce, le situazioni grammatiche nascono per me anche dal lavoro che faccio, che mi porta a parlare quotidianamente agli italiani, poi in sostanza. E da qui ti posso dire che il punto di vista che ho è privilegiato, è un po' come il tuo radiofonico, tu parli a tante persone, io ne ascolto tante, però posso anche risolvere problemi a volte. E il problema è che ne creo tanti di problemi in questo libro, nascono spesso anche dai quotidiani drammi,
e dalla voglia però di trovare un senso che ci perda nuovamente in un non senso. Bene, e quindi invitiamo poi anche, se vuoi Alessio, venire anche a parlare del tuo libro o promuoverlo, ti aspettiamo. Ecco, così mi prendo, ecco, così vi posso leggere direttamente delle parti del testo. La ricerca che io faccio è chiaramente mossa anche dalla volontà di aprire nuove strade alla canzone italiana. Andando al disco Obliquido, la voglia di sperimentare non deve essere fraintesa per una voglia di complicare o fare i sofisticati, anche se magari poi viene fuori tante volte. In realtà i giochi di parole servono a giocare con l'esistenza stessa, e a volte si possono dire le stesse cose e capire, come ti dicevo all'inizio, cose diverse da quello che vediamo tutti come la stessa cosa. Certo. E torniamo un po', adesso scusa, abbandoniamo anche perché i minuti stanno trascorrendo, come vedi il tempo sembrava tantissimo e poi alla fine, come al solito, stringe negli ultimi minuti ed è volato, perché andremo avanti per altri minuti e ore sicuramente, perché gli argomenti non mancano. E torniamo di nuovo agli Obliquido e ad una domanda che proviene anche dalla chat. Il titolo della canzone, adesso qua mi aiuterai se naturalmente la vado a sbagliare, Zakazimene, giusto? Cosa vuol dire? Ah sì, giusto. Allora, Zakazimene significa giacca grande. È un testo in lingua bantu scritto da Donat Munzilla, che appunto è un altro elemento sia come voce che come autore di testi in lingua francese, lingua bantu. Ma in questo brano qua, giacca grande sta un po' a significare in realtà... perché poi si mischia anche un po' con la lingua italiana, perché in questo brano c'è sia una parte di testo in italiano che incontra la rappresentazione di questi significati anche poi in quella che è la cultura e la lingua africana, no? Il bello di questo brano è che nella lingua italiana, dove c'è la parte tua di testo, Alessio, si parla di apparenze, quindi di giacche, ma che di un'idea di una giacca la si ha, no? Di sì, come sia la si ha, ma di un momento di tanti anni fa, un'idea. La giacca di James è in jeans e giacca e ceri si è rimasta quella di ieri. Lui parla della giacca così, no? E poi magari invece nel lingua bantu si parla di quest'uomo che arriva con la giacca grande, no? E che appare più importante appare di più quello importante. Che è, perché ha una giacca grande. E allora il testo basa un po' tutto sull'apparenza. E ci giriamo intorno a questa apparenza. Donat, con le sue visioni di un mondo più lontano, africano, io con la giacca di tutti i giorni dell'ufficio. Sì. Bello questo, molto interessante. E allora, cari amici, stiamo volgendo al termine delle 22:57, minuti primi. Ricordiamo ancora, per chi volesse venirvi a vedere, beh, intanto la vostra pagina www.obliquido.com, se non erro, e per quanto riguarda la pagina in Facebook naturalmente Obliquido, e l'evento L'elettricità tiene insieme tutto, mi piace anche il titolo, no? Come dicevamo prima, dove abbiamo la prossima data, che è questo mercoledì sera 20 aprile, dopodomani, quindi oggi è lunedì 18, e dove gli Obliquido vi aspettano alle ore 21:30 a Milano in via Espinasse numero 41, correggetemi cari ragazzi, Alessio, Laura, no, se sbaglio. Ottimo, per cui diamo l'appuntamento naturalmente agli amici della zona Lombardia e Milano nella fattispecie, per venirvi a vedere. E altro da aggiungere? Io potrei chiudere, come direbbe anche Luca, fatevi una domanda e datevi una risposta, giusto Saiuz? Nel senso un po', diciamo, no, così. Una cosa che volevo un attimino chiederti, il tempo, da quanto tempo sono con questo spettacolo, non so come chiamarlo, cioè, che va avanti, cioè, è una cosa che ha sicuramente avrà un inizio e una fine, no? Come spettacolo, oppure un progetto a lungo termine? Perché qui non sono riuscito a capire. Aperto.
No, allora è un progetto aperto, quindi di date effettive adesso arriviamo fino a metà giugno, però noi stiamo nel frattempo continuiamo a lavorare su nuove possibilità di esibizione, di costruzione di spettacoli, quindi in realtà non andiamo a una fine, no, decisamente no, andiamo avanti. Per il momento chiaramente le date effettive reali sono fino a... metà luglio, sì, quelle che vediamo anche perfetto, perché quello che volevo capire da profano, da ascoltatore profano, cioè cercare di capire, perché questo è un progetto a lunga data, cioè non ha termine, è una cosa che può andare tutto il tempo che si vuole. No, perché no, mi piace, chi lo sa. No, delle volte faccio il paragone che, quando mi prendono in giro, no, con le soap opera, no? Che uno dice, ti fai la soap opera, fai le trasmissioni che durano una vita, 20 anni, no, cioè, però questo progetto porta avanti un qualcosa di positivo che deve essere visto. Non so se riesco a farmi capire questa sera, perché il mio italiano, ragazzi, è sempre peggiora sempre di più. Qua sono altri quindi problemi, io volevo soltare a tutti quanti con questo discorso e dire, ok, c'è la prima data qui del 20 di aprile, ok, chi è vicino andatelo a vedere. Se c'è qualcuno che ci ascolta anche per sbaglio in questo momento, oppure che potrà ascoltare il nostro podcast su YouTube, che organizza spettacoli, che insomma li faccia venire, cioè, organizzi con loro qualche cosa anche in altre località, perché se no ci fermiamo a Milano, ci fermiamo a Genova, eccetera. Beh, vorrei che venisse a Treviso, a Palermo, cioè a Napoli, insomma, non so, a tutte le città si potesse portare un discorso del genere. È quello che intendevo, scusatemi se ho fatto un paragone, insomma, abbastanza brutto, una prosopopea. Ma no, comunque era una provocazione, quel paragone, ecco. Se verrete in zona Treviso, come già detto e anche scritto, ecco, Anon vuole anche a Bologna, dice. Esatto, anche Bologna ovviamente. Sì, il Veneto è bello da girare. Grazie, e quindi vi verremo a vedere volentieri. Naturalmente fateci sapere, le porte sono sempre aperte, se vorrete tornare, anche avete qualcos'altro da promuovere, nuovi album, nuovi progetti, altre date, comunicate sempre tutto a Saiuz nello scambio reciproco. E anche, come dico sempre io, giusto Saiuz, in chiusura di solito, almeno sai che non ti smentisco mai, quindi Bravo. In chiusura, e anche gli Obliquido sono annoverati tra gli amici di Radio Saiuz, e le porte appunto sono sempre aperte per quando vorranno tornare o per continuare, naturalmente, a farci sapere quello che fanno. Caro Saiuz, adesso Gianluca in questo momento se n'è andato per fatti suoi, volevo dire una cosa a voi ragazzi. Date che siamo sul finale, avete qualcosa da dire? Cioè, io dico sempre, dite qualcosa adesso o tacete per sempre. No, ma scherzo a parte, avete qualcosa, un messaggio come chiusura di questa trasmissione? Beh sì, ovviamente comprate il disco, no, beh, ma in chiusura vi ringraziamo, ci avete dato talmente tanto tempo che vi ringraziamo di cuore, perché questi spazi sono sempre preziosi e fondamentali. E a chi ci ascolta, speriamo di avervi incuriosito, il nome è abbastanza originale, basta scriverlo su Google e poi ci si può, insomma, vedere anche i live per chi è di zona. Benissimo, allora io ricordo a tutti gli amici che hanno appena finito di ascoltare la nostra puntata che i due compari, cioè esattamente provvisoriamente, virgola, i due compari più uno, perché una volta era nato con due persone questa trasmissione, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con gli Obliquido, scusatemi perché io purtroppo non riesco a pronunciare bene le parole, non so perché, sarà la vecchiaia. Però questa bellissima puntata non deve finire qui. Io vorrei che tutti quanti voi che ci ascoltate in questo momento, ho postato in chat sia l'indirizzo del sito e anche l'email, quindi contattarli, guardare il sito, andare su YouTube, vedere le loro opere e soprattutto incominciare già dal 20 di aprile andare alle loro rappresentazioni dal vivo, perché le cose belle si vedono dal vivo, non si vedono registrate. Vuoi farmi vedere qualcosa, Alessio? Tira su. Dai, mostra. Dai, ferma così, ferma così. Ecco, mi piace quella fotografia, tutto scapigliato, col pizzetto, non so che mi sembra, però situazioni grammatiche.
Benissimo, yes. Questo è il libro di Alessio che abbiamo accennato qualche cosa prima e spero che ne parleremo, ci scriverà qualche cosa in più il caro Alessio, in modo da potremo postare, dai, postare sul nostro blog o sulla pagina Facebook tranquillamente. Quindi con questo è tutto. Gianluca, come avete visto, purtroppo i poteri della rete italiana di internet. Benissimo. Questo qui che cos'è? Questo è il disco di Obliquido. È il disco di Obliquido, ecco, vogliamo dirlo. Quando vedete questo marchio sapete che cos'è, cari amici, quindi non potete sbagliarlo. Benissimo, con questo è tutto. Io a questo punto manderei l'ultimo brano della serata, non dico il titolo perché non voglio offendere chi lo suona, perché il mio inglese è pessimo. E ci risentiamo la prossima volta e soprattutto speriamo la prossima volta i nostri amici Obliquido vengano a raccontarci qualcosa delle loro esperienze teatrali, che anche questo insomma fa piacere sentire, insomma, che cosa hanno fatto, cosa hanno visto, con chi hanno parlato, insomma, vita, morte e miracoli, come si suol dire. Grande. Bene, saiuzza, grande. Ho finito io la serata perché Gianluca è caduto. Ragazzi, state vedendo, sto lasciando apposta l'immagine, spostati un attimino un po' più verso destra, no, l'altra parte. Ferma così e ci siamo. E con questa immagine mando il brano dei Sweet Play. Non dico il titolo, andatelo a guardare sul web TV, che lì ho scritto il titolo, almeno l'ho scritto bene. Un caro saluto a tutti quanti e questa trasmissione verrà replicata in podcast su YouTube già da domani. Buona serata a tutti.